invece io godo per questa sconfitta dell'Argentina, perché innanzitutto avevano già dato per spacciato l'Arabia Saudita, che l'Argentina avrebbe fatto 5-6 gol, nonostante partita forte, ha dominato. Poi vedi, l'inerzia di una partita cambia, basta poco che prendi un gol, che magari non meriti nemmeno di subirlo, però prendi un gol, il calcio poi la partita cambia. Questo vale per l'Argentina, ma vale per tutte le partite di calcio, che le partite se non le chiudi rischi poi di non vincere. Manca, non so, siamo arrivati al minuto 13, qua la partita è ancora, che poi questi mondiali non ho capito, capisco che quello ha preso la botta in faccia, però già mi aveva dato comunque 8 minuti di recupero, cioè sto mondiale è il mondiale dei recuperi. Detto questo, ma a differenza di altri che tifano l'Argentina, che la danno per favorita, io godo per Di Maria e Paredes, che si sono tenuti belli freschi per il mondiale, che alla Juventus hanno dato pochissimo di quello che potevano dare, e oggi ti pigli la sconfitta che l'avrebbe subito. E a differenza di quelli che fanno il tifo per l'Argentina, io godo per la sconfitta dell'Argentina, perché ripeto, sconfitta, la partita ancora non è finita, siamo al minuto 13 e 35, ragazzi. L'Arabia Saudita si sta fannendo come meglio può, anche dovesse pareggiare all'ultimo secondo. Dico che comunque io godo che l'Argentina non abbia vinto questa partita, perché ripeto, vi siete conservati per questo benedetto mondiale, siete stati poco professionali con la Juventus, e oggi io godo, ecco, è finita in questo momento la partita, quindi io godo per questa sconfitta, perché io rispetto chi nei club si è impegnato fino all'ultimo, e i nostri giocatori che si sono voluti conservare questo mondiale, me mo' via a collezionare la prima figura del merda, Di Maria, Paredes e via dicendo. Mo', ripeto, non mi interessa niente a me dell'Argentina, perché non è che io mi metta a fare il tifo contro l'Argentina, però che sia di lezione a questi calciatori che tanto hanno pensato a sto mondiale, e mo' mi auguro che l'Argentina non si manchi qualifica. Detto questo, ragazzi, vi mando un abbraccio, una buona giornata, e sempre fino alla fine. E ricordate, cari calciatori, che chi vi paga e chi vi dà a mangiare sono i club e non le nazionali. Un abbraccio.